La notizia è che farà parte di questa finale Claudio Belci, era andato in dubbio, ma ci sarà per difendere i suoi colori. Purtroppo al mare gli altri. Quindi niente vacanze, avevi già prenotato. La vacanza a metà. Una grande dimostrazione di attaccamento alla squadra comunque. Diciamo che è l'ultima partita, quindi. Certo. Più di questo non si può fare giocare. Solo quello. Claudio, cosa ti aspetti da questa finalissima, da questa gara 3, questa sera? Spero tanto divertimento, da farlo per due, quindi giocheremo per divertirci, uscire a testa alta da questa anche per me. Siamo sicurissimi che il divertimento non mancherà questa sera. Nonostante il percorso in regular season ci mancava da 4 anni, quindi è giusto esserci. Non vediamo l'ora, in bocca al lupo, buona partita. Grazie. Eccolo qua, Fede Doria, uno dei principali interpreti offensivi di questo gioco, e non solo offensivi. Allora, che partita ti aspetti da questa gara 3? Comunque una finale, quindi sarà molto molto presa. Aspetta, noi staccare quando riusciamo, approfittare dei momenti bui loro e minimizzare i bui nostri, quindi lì mentalmente c'è la partita. Anche perché in stagione siete due vittorie ciascuno, quindi si prospetta una finalissima equilibrata. Ma ti ho sorpreso bene, ci doveva venire, non ci è venuto. Meglio così, sarà più divertente. Bene Fede, ti ringraziamo, in bocca al lupo anche a voi. In bocca al lupo, buona partita. Buon divertimento. Presidente Mongio, allora. Buonasera a tutti, buon divertimento. Grazie, che gara te ti aspetti? Mi aspetto una partita tesissima, spero come la prima e la seconda, quindi sempre positivo, sempre della indecisa fino all'ultimo. L'overtime sarebbe un sogno per lo sport, per lo spettacolo, un po' meno per i giocatori probabilmente, soprattutto per chi dovesse perdere. Però sono sicuro che in ogni caso darà uno spettacolo, abbiamo dei grandi campioni in campo da una parte e dall'altra che non vedono l'ora di dimostrare tutto il loro valore. Grazie al presidente Mongio, intanto abbiamo sentito il primo fischio dell'arbitro.